Amici di Quarta Parete, buonasera, sono al Teatro Sofia, come vedete alle mie spalle, e sono insieme a due artisti straordinari, Daniele Marconi e Giulia Bornacina. Buonasera a voi, buonasera. Per questo strepitoso spettacolo che è finito 10 minuti fa circa, che si è intitolato The Absurderie, The Show. The Show, sì. The Show, ok. Allora, in realtà questo è un omaggio ai grandi maestri dell'assurdo, no? Ionesco. Sì, ci si prova. Sì. Volando basso. Molto basso, ma tutto nasce da un tuo libro. Sì, che è omonimo dello spettacolo, che appunto è Absurderie, The Book. The Show, che è lo spettacolo. Allora, quello che mi incuriosisce, qual è, come nasce l'idea che una ballerina poi inventi uno spettacolo con un maestro del teatro, insomma, con un insegnante di teatro? Come nasce questa alchimia? Io ho letto che hai studiato danza, sì, classica. Allora, sono nata come ballerina, poi... No, no. Cantante, attrice, poi scenografa, costumista e bla bla bla. E nelle tue note non c'era questo, però qualche dovenia. Non ci mancherebbe, ma io non lo dico perché poi porto credibilità, quindi dico che faccio una Allora, ti faccio una domanda. Sì. Azzeriamo tutto. Sì. Come nasce l'idea di questo spettacolo e soprattutto di questa vostra collaborazione? Mi ha agganciato lui. Ti ha agganciato lui? Sì, perché no, ci conosciamo da... In senso buono. Sì, solo che io, che sono molto tecnologica, quando ho comprato il suo libro, Absurderie, The Book, su Amazon, ho cliccato due volte, acquista subito, e ho comprato due copie e lui ha detto non puoi non far parte di questo progetto. Quindi... Sì, molto divertente. Non ho fatto il provino, non sai. È un aneddoto molto divertente. Ma è vero. Ma è vero. No. Anche se comunque è stata molto lei a spingermi a farlo. Allora, spieghiamo intanto che cos'è il teatro dell'assurdo, per chi forse non lo conosce, che cos'è Absurderie, così facciamo una sintesi. Allora, il teatro dell'assurdo è un teatro che si basa su una serie di, come dire, una comunicazione, una narrazione che è un po' fuori dall'ordinario. Quindi i dialoghi sono un po' frammentati, sono basati sulle ripetizioni, sul nonsense. Certo. Che però alla fine poi non è tanto un nonsense, perché alla fine il contenuto è molto più sense di tanti altri, diciamo, teatri più tradizionali. E quindi, come poi abbiamo imparato dal grande Ionesco, in realtà i contenuti e i drammi c'erano tutti in questo teatro tragicomico dell'assurdo. Anche in questo spettacolo. E anche in questo spettacolo ci sono dei contenuti un po' densi. Fra una risata e l'altra qualcuno fa, ecco. Se vengono carpiti, perché anche lì... Quindi questa è la premessa. È la premessa. E poi è nato lo spettacolo, dopo il libro, naturalmente. Sì, dopo il libro, sì. Il libro è un po' una cosa, diciamo, che alterna cose biografiche mie mischiate a eventi, diciamo, universali. E lei devo dire con un tratto a volte surreale, no? Insomma, perché veramente... Io non riuscivo a stare compito perché era molto complicato, no? Devo dire. Ah, complicato, bene. Questo mi pare un termometro, no? Insomma, sì. Bisogna stare attenti. Bisogna stare molto attenti. Si può rilassare. Sì. Però bisognerebbe avvisare gli spettatori all'inizio, eh? Sì. Non ha letto i pagliolini. Allora, questa sera avete avuto una ospite, diciamo, una guest nel vostro spettacolo, Serena Rossi, che non è la Serena Rossi, no, cioè fughiamo, perché poi... Non dovevi svelarlo. Sembravamo importanti. Però lei è bravissima, Serena Rossi è bravissima, devo dire. Non è famosa, ma non importa. Lo diventerà. Anche noi siamo famosi. Lo diventerete. Sì, certo, ormai 50 anni. Sì, certo. No, mai da solo giovane è forte. Sì, però mai da solo, voglio dire. No, certo. E poi ci sono stati dopo, come chicca finale, questi tre ragazzi di questo uscito fuori da un masterclass, vero? Sì, ho capito bene. Abbiamo fatto Absurderie e anche The Lab. Per cui c'è tutto. Sì. Una vera e propria scuola. Che l'idea è quella proprio di creare un movimento. Esatto, di far incontrare le persone che sono attirate, sono interessate a un modo diverso per narrare le vicende umane. Ecco, le vicende umane. Bene, naturalmente mi auguro, e come un auspicio, che insomma questa esperienza continui, no? Cioè, ce lo auguriamo anche noi. Sì. Conoscete un produttore? Ecco. Magari. Lei è una ballerina. Sì, io mi uso un maestro di teatro, quindi non più in erba. Ecco, cosa scrivono nelle notizie degli artisti? A volte scrivono cose non vere. Non approfondiamo, fanno la sinossi. Sì, vabbè, noi siamo ad Ancona,
È il 9 febbraio. 9 febbraio. 9 febbraio. Vabbè, sì, però sì, siccome noi ci occupiamo di Roma, perché è già tanto grande Roma. E portiamo qua Ancona, allora. Portiamola qua. Sì, la portiamo qua. Tanto c'entra, non c'è nessuno. No, voglio dire, comunque, al di là adesso di questo spettacolo, ci saranno altri progetti? Beh, sì, ora andremo un po' a costruire anche un qualcosa che va oltre allo spettacolo e al libro. Intanto ci sarà un secondo libro, quindi questo potremmo anche trovarlo anch'esso su Amazon, probabilmente. Bene. E non cliccando due volte, possibilmente. No, con cliccando 3, 4, 5 mila volte. Poi si regalano le copie. Sì. No, perché poi devi cooptare tutte le persone che cliccano. Potrei diventare un'assassina. E va bene questo, e poi sicuramente il lab, quella è la parte che ci interessa di più, riuscire a diffondere attraverso la propedeutica, la pedagogica, cioè, cercato dell'assunto. Sì. Bene, io vi ringrazio, siete stati, guarda, complimenti, ve lo faccio veramente di cuore, tanti auguri e buon teatro dell'assurdo, che altro devo dire, insomma. Io vado a sentire anche qualcuno qui, perché insomma, dobbiamo sentire qualcuno sotto, qua, sotto, vero? Sotto tortura. Sotto gente che sparisce. Dobbiamo sentire qualcuno qua, qualcuno che ci vuole bene, qualcuno che vuole parlare bene. Non c'è nessuno si sente. Bene, allora. Ma invitiamo un attimo Serena. Serena Rossi. Lei è Serena Rossi, buonasera Serena. Sì, è lei. Ecco, ciao. Potremmo chiamarli tutti per nome, quelli che sono seduti lì. Ecco, Serena Rossi, insomma, pensavo di spacciarti per l'altra Serena Rossi, ma non è così. No, insomma. Perché sono liscia e non riccia. Sì, liscia e non riccia, perfetto. Allora, questa esperienza com'è stata? È assurdamente piacevole, ecco, in modo inaspettato, molto piacevole. Molto divertente. Molto divertente, non me lo sarei mai immaginato. Confesso una cosa, che all'inizio pensavo fosse una del pubblico, dico, ma questa che fa tre volte. No, quindi è stata bravissima, insomma, è stata molto un'idea geniale questa. Quella è idea di Daniele Marconi. Giusto? Sì, vabbè, sono regista, ma non so. Autore, regista, però insomma sono stata molto contenta, è stata una collaborazione minima, molto preziosa, quindi perfetto. Ringrazio Giulia e Daniele. E allora tanti auguri anche a te, ragazzi. E alle prossime. Beh, alle prossime. Fateci sapere quando sarete di nuovo a Roma, domani io sto qui, però vado a lavoro e faccio delle cose, potremmo vederci lì. Grazie mille, ragazzi. Beh, grazie a te. Grazie. Ciao.